4.067 vittime, altrettante le storie di chi nella vita ha scelto di essere giusto fino all'estremo sacrificio. Sono i caduti delle forze dell'ordine dal 1961 ad oggi nell'adempimento del proprio dovere. A loro per la prima volta la Regione Lazio dedica una giornata della memoria, lo fa scegliendo una scuola simbolo, il liceo Edoardo Amaldi di Torbella Monaca, depositario del codice penale appartenuto al magistrato Giovanni Falcone. Noi puntiamo molto a favorire la formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse come cittadini consapevoli e con un ruolo attivo nella società, quindi in grado di fare propri questi principi e renderli concreti e reali. 85 gli alunni presenti nell'Aula Magna, 1250 collegati in streaming. L'obiettivo di questa giornata, istituita con una legge regionale del 2020, è educare alla legalità nel ricordo di chi non c'è più. La giornata è il 29, oggi lo festeggiamo il 17 per motivi logistici, ma il 29 è il giorno in cui Falcone istituì la DIA, che è l'ente di collaborazione principale fra tutte le forze dell'ordine. In prima fila i rappresentanti degli apparati di sicurezza. Un messaggio pedagogico che il sacrificio a beneficio di tutti è qualcosa che la collettività riconosce. Le vittime dello stragismo, delle mafie e della criminalità comune sono paladini dei valori della Costituzione, afferma Gian Piero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio Sicurezza e Legalità Regionale. A noi il dovere di portare avanti la loro memoria.